Abbiamo fatto il punto sui fattori di rischio cardiometabolico con la professoressa Modena in occasione di un incontro con la stampa tenutosi a Roma. Professoressa Modena, quali sono i fattori di rischio cardiometabolico? I fattori di rischio cardiometabolico sono legati fondamentalmente, io posso sintetizzare, alla presenza della pancia. La pancia, avere il grasso viscerale, cioè vicino fra le viscere, vicino al fegato, ha rivelato essere un grasso particolarmente cattivo. Alle persone, soprattutto alle donne, dà fastidio il grasso sui glutei, sulle cosce, che è la cellulite. Questo è un grasso innocuo, è anestetico ma è innocuo. Quando il grasso, e questo è legato alla cattivo stile di vita, alla cattiva alimentazione e alla mancanza di attività fisica, che sono queste cose che ci diciamo, ma che tutti sappiamo ma che non pratichiamo, il grasso diventa un grasso infiammatorio, produce sostanze cattive che aumentano la pressione minima, aumentano la glicemia, predispongono alla diabete, aumentano il colesterolo cattivo, riducono il buono e per di più danno anche, tolgono il buon umore, perché praticamente anche questo assetto ci rende un attimino più letargici e meno attivi. Questi fattori di rischio che scatena il grasso viscerale e che predispone al diabete attraverso questo fenomeno di cui nella storia di Ardi, l'insulino resistenza, fa sì che questi fattori di rischio si vadano moltiplicando, cioè non sono uno più uno più uno, ma uno aggiunto all'altro vanno aumentando il rischio a distanza di aterosclerosi. Se questo poi aggiungiamo il fumo o il resto, capisce che il rischio diventa a livello iperbolico. In Italia questo si sta osservando in modo crescente, legato a un sconnoto cattivo stile di vita che comincia nei bambini. I bambini obesi, i bambini che guardano i videogame, i bambini che non vanno più a ginnastica, i bambini incollati al computer o già agli iPhone. Ecco, quante sono le persone in Italia con sindrome cardiometabolica? Sindrome metabolica è 25% circa le donne, 27% degli uomini, e questa forma non si cura con le medicine, si cura con lo stile di vita. Ma qui sono poco sensibili le persone, forse poco convincenti i medici, perché i medici spesso pensano che un'attività fisica sia una scelta personale, e qui invece noi medici dovremmo essere molto più insistenti e monitorizzarne il controllo. Di queste persone quindi chi si cura? Dovrebbe curare già il colesterolo, dovrebbe prima cercare di calare il peso e di camminare 20 minuti al giorno, mezz'ora tutti i giorni, e poi passare alla terapia. E invece spesso uno o non fa niente o arriva alla terapia perché è incapace di cambiare le proprie abitudini di vita, e questa è una realtà quotidiana. Ecco professoressa, quando è che non è più sufficiente migliorare lo stile di vita ma è necessario ricorrere ai farmaci? I farmaci sono necessari e quando, nonostante un tentativo di dieta, tentativa di attività fisica, un paziente abbia poi la pressione arteriosa alta, e si intende maggiore di 140 la massima, 90 la minima, noti che la stessa metabolica soprattutto aumenta la minima, un colesterolo LDL cattivo in assenza di altri fattori di rischio di malattia pregressa maggiore di 130, una glicemia che, veramente bisogna stare molto attenti alla glicemia, si supera i 114, e quando abbiamo una pressione, un colesterolo e una glicemia di questi livelli. Pensi che tutte queste tre alterazioni si potrebbero ridurre con un cambiamento di abitudini alimentari, fibre, pesce, ben lo sappiamo, frutta e una camminatina al giorno. Invece dobbiamo ricorrere alle medicine, altrimenti colesterolo alto, lo sappiamo tutti, fumo lo aggiungiamo, non fa parte, anche se spesso chi è obeso, chi ha la pancia fuma perché pensa di ridurre il metabolismo o di ridurre l'appetito, quindi questo peggiora le cose. E se la pressione arteriosa è alta bisogna ricorrere ai farmaci, perché abbiamo visto che ridurre il rischio riduce, qui torniamo alle carte del rischio, un probabile evento a 10, a 3, a 20 anni a seconda della base da cui partiamo. E insisto, non ci interessa più la sola pressione arteriosa, il solo colesterolo alto, anche il solo diabete, anche se il diabete è un passè, perché il diabete di tipo secondo, mellito, quello legato all'obesità, è l'equivalente già di una malattia cardiovascolare. Ecco, perché è necessario usare i farmaci dal punto di vista farmaco-economico? Perché ripensi che un utilizzo dei farmaci al momento opportuno riduce quello che può essere le malattie, le comorbidità, l'infarto, l'ictus, la malattia renale, e quindi riduce le ospedalizzazioni. Riuscire a usare in modo appropriato, e con questi percorsi lo si può fare e non si può sgarrare perché sono linee guida condivise da tutti, riduce il rischio di malattia, di ospedalizzazione, di invalidità, perché insufficienza renale terminale, da diabete, vuol dire dialisi, trapianto renale prima, ma spesso dialisi,
Un'ipertensione non controllata vuol dire rischio di ictus, di stroke, emorragico, paralisi, pesi sociali enormi. Un infarto non prevenuto vuol dire insufficienza cardiaca, vuol dire morte. Quindi una società oculata, investire nei farmaci al momento opportuno, e quindi è anche, è un risparmio in termini di vite e di costi sociali.